Qui sull'isola di Holbox c'è un nuovo negozio, diciamo nuovo relativamente, cioè avrà qualche mese di vita, che si chiama Kuchstall, scritto tra l'altro in maniera difficile per noi italiani perché c'è K-X-T-A-L, ma si legge Kuchstall, se non Kuchstall. Comunque sia, questo posto è un posto di Whole Foods, come si traduce in italiano? Cibi genuini, organici, non GMO, roba buona da mangiare, fatta in fattorie speciali dove le persone vogliono bere pomodori, insomma quel tipo di roba lì. E devo dire che appena l'ho scoperto mi è piaciuto subito, perché avevano delle cose veramente particolari, speciali, uniche, buone, saporite, mai viste, mai mangiate prima, oltre che a tanti bei pomodori, verdure, frutta di ogni tipo, saponi fatti col miele e un sacco di cose carine. Un po' caro, ma ci sta, perché io fossi stato al posto loro e avessi aperto quel posto, avrei sicuramente marcato un po' i prezzi non verso il basso, perché questa è roba per gente di qualità, non è roba per i messicani e le famiglie che vengono qua in vacanza per 24-48 ore, ma è roba per i turisti americani, canadesi, inglesi e stranieri che vengono qua e che hanno soldi da spendere e che sono già allenati a sapere, a prepararsi, che quando comprano delle cose di qualità costano un po' di più. Perché ti racconto di Kuchstall? Che in questo posto, quando entri, quando sei lì dentro, avverto di essere quasi, lo so che dirai, ma che stai dicendo, un fastidio, perché questa è un'esperienza che uno prova quando entra nei posti. Ci sono dei posti dove entri e sembra che entri non a casa tua, meglio, in una casa di cani tuoi, infatti di varie persone, di varie età, di vari sessi, tutti cani, te le puoi immaginare, se sono amici tuoi è una gran festa. Questo è all'opposto. Si sente che soffrono nel doversi far notare che si sono accorti che sei entrato e quindi sentirsi costretti in qualche modo a salutarli, ma io ormai li sgomino entrando e salutando non dico ad altissima voce, ma facendo sentire la mia voce a loro, così gli tolgo questa sofferenza di pensare oddio, lo sai, diciamo buongiorno oppure no. Insomma, sono quei posti dove tu vai, no? Vai al bancone per ordinare, lì dove c'è anche la cassa, e quelli che stanno di là, stanno magari girati di spalle a preparare qualcosa, eccetera, non ti si cagano di striscio, non ti danno retta, aspetti 10 minuti, ci tanto sono in Messico, qua la dote da avere pazienza, ha voglia di avere pazienza da Kuchstall, proprio non ti si inculano di pezza. Quindi ci ho fatto un po' il callo. Che poi ripeto, le cose che vendono sono buone e ogni tanto le voglio, non le trovo da altre parti, però insomma soffro parecchio, perché nonostante tutto poi questo trattamento si riflette in generale sulla cortesia, sul modo di trattare le cose che fanno. Se vado lì a fare colazione e mi siedo, devo aspettare a volte 10, 15, 20 minuti per pagare, o perché qualcuno venga a sapere che cosa voglio, o per avere il menù, oppure mi portano le cose da mangiare ma non mi portano le posate. Cioè siamo veramente a dei livelli. Eppure loro se la tirano come se fossero chissà chi. Allora, io questa cosa ci sono andato in sofferenza abbastanza subito, perché è il mio lavoro quello di aiutare le persone a comunicare, a investire in queste relazioni. Non è un mantra, uno slogan, è una cosa vera, perché io sono cliente di tante attività e servizi e non posso togliermi da queste scarpe, quindi riconosco appieno quelli che dal mio lato sembrano essere dei difetti notevoli. Dall'altro lato mi viene in mente, mi ricordo di, perché ho pensato, ma cosa c'è all'opposto di questa esperienza di Kuchstall, dove vai, soffri, ti trattano male, non si incurano le persone, non gliene frega una santissima mazza di te, questa è l'essenza, che non gliene frega niente di te, ma solo che paghi. Una volta ti fanno uno sconto, una volta si scordano, non sanno nemmeno qual è il tuo nome, avrei speso decine di migliaia di pesos lì e sei uno come tanti. Ho detto, ma ci sarà qualcosa all'opposto di questa situazione che ho vissuto nella mia vita, così che posso fare un esempio calzante di quanta differenza fa questo atteggiamento? E devo dire sì, mi è venuto subito in mente.
Mi è venuta in mente subito Susan, mi è venuta in mente subito la strega, questo negozietto, tra l'altro molto piccolo inizialmente, che stava su via dei Banchi Nuovi a Roma, al 42, non me lo ricordo. Però mi ricordo che era circa 1981, 82, siamo da quelle parti. Ed è il primo negozio che io ho scoperto in Italia che vendeva vitamine, integratori, supplementi, delle cose che a quel tempo in Italia non esistevano. E se tu chiedevi al tuo dottore, senta, ma se io prendessi qualche grammo di vitamina C, D, E, per questo, questo e questo... La risposta, e non è una mia invenzione o battuta, era: signore, ma queste cose le prendono gli astronauti che vanno sulla Luna, non le servono a lei, mi dia retta. La strega è il primo negozio dove ho acquistato vitamine qua in Italia, perché quando ero ragazzo e avendo avuto la fortuna, la possibilità, la ricchezza di aver studiato all'estero, in California, mi sono innamorato di idee pazzesche, quali quella ad esempio di diventare immortale. E quindi per diventare immortale bisognava curare la salute in primissima battuta, e le vitamine, i supplementi, gli integratori. Quando io, poco più di ventenne, ho letto le prime ricerche, i primi libri intitolati Life Extension, l'allungamento della vita, mi sembravano cose così affascinanti e rivoluzionarie che mi ci sono tuffato tutto vestito, e quando sono tornato in Italia ho cercato come continuare a prendere queste sostanze che a tutt'oggi prendo, quindi che consumo da più di 40-45 anni. Bene, Susan e la strega è l'esempio perfetto del negozio friend, mentre Kustal è l'esempio perfetto del negozio brand, perché Susan aveva questa meravigliosa voglia di creare relazioni con i suoi clienti, di accoglierli nonostante ci fossero scaffali, bancone, la cassa, come in tutti i posti, c'era principalmente lei. Sì, ogni tanto c'era qualche assistente, lei non era lì tutto il tempo, ma lo spirito del posto era curare il cliente al massimo. Fanculo le cose che c'ho sugli scaffali, potrei anche venderne zero, ma se tu entri qua, tu sei il re e le mie orecchie sono a tua disposizione per aiutarti, farti trovare le cose che cerchi, parlare di ciò di cui hai bisogno. Io sono esclusivamente qua per questo, per te cliente. E da lì è nata una fantastica relazione che dal punto di vista del business, cosa incredibile ma vera, 80, 90, 0, 10, 20, dura da ormai 40 anni. Io continuo, nonostante viva dall'altra parte del mondo, ad acquistare le vitamine dalla strega. Nonostante Susan non ci sia più, per me quello rimane il punto di riferimento, perché ormai è seminato nel profondo. Quindi Susan mi regalava bottigliette di vitamine. Ah, guarda, mi hanno dato queste qua, sono nuovissime. C'ho una bottiglietta di esempio che mi hanno dato. Tieni, prendi, l'ho provato qualcuno anch'io, queste sono molto buone. Oppure gli raccontavo di problemi o di situazioni che volevo risolvere, lei mi dava consigli che coinvolgessero l'acquisto di vitamine, oppure no, che coinvolgessero l'acquisto di cose da lei oppure da un'altra parte. Non cambiava, il suo interesse era reale, profondo, ed era per me, per la mia salute, per il mio benessere. Da Kustal non gliene frega una mazza di nessuno. Susan non aveva un sito web al tempo e l'ha iniziato a fare con calma, molto lentamente, amatorialmente, piano piano, eccetera. Kustal c'ha un sito che spacca il culo ai passeri, che vende non solo qua sull'isola di Holbox, ma dovunque vuoi, che ti manda le spedizioni, che puoi fare gli ordini, puoi fare le prenotazioni. Ma poi quando vado lì, la cosa è che voglio non ci sono mai. Dice: ma io le vuoi ordinare? Ma le dovresti ordinare senza che io te lo dico. Ma che fai? C'hai dei cibi fantastici, non li tieni qua in vetrina? Non mostrano le cose che hanno di buono, non ci mettono i prezzi davanti, devi faticare per tutto. Questo è un esempio
di quanto possa essere la differenza e l'esperienza poi per il cliente di un business, di una semplice attività, perché parliamo di vendere pomodori in un caso e di vendere vitamine nell'altro, dove il coltivare le relazioni, l'accoglienza, la cortesia, ma alla fine dei conti un reale, profondo interesse per i propri clienti fa tutta la differenza nel mondo. Tutta. Quindi vorrei da un lato ringraziare Susan, che sono certo in qualche forma o maniera mi ascolta, per il fantastico amore che attraverso la sua attività di business mi ha dato e mi continua a dare tantissima salute, e mi ha aperto le porte a una serie di amicizie che sono le cose che ho appreso da lei. Dall'altra, il mio desiderio ultimo è che Kustal impari presto l'italiano e scopra attraverso un amico questo podcast, lo ascolti e abbia una crisi mistica dopo aver preso dei farmaci o delle sostanze psichedeliche in grado di aprirgli la capoccia, per capire che se adesso stanno andando bene, se adesso fanno 100, se solo si preoccupassero di imparare il mio nome, di avere interesse a salutarmi quando entro e di preoccuparsi di che cosa mi piace, potrebbero vendere 3, 4, 5 volte di più ogni settimana, non solo a me, ma a tutti gli altri che entrano nel loro spazio. Ciao, io sono Robin Good e questo è il podcast Da Brand a Friend. Vuoi darmi feedback, vuoi lasciarmi un messaggio, vuoi inviarmi un segnale di fumo? Bene, vai su Telegram e cerca il gruppo Robin Good Podcast Feedback. Se invece stai cercando la possibilità di essere affiancato, di avere un po' di idee, suggerimenti, magari anche solo un'analisi, un feedback e un piano ideale per essere veramente anche tu più dal lato di quelli che si interessano ai propri clienti e meno da quello di quelli che gli spremono il portafoglio e basta, prendi in considerazione la possibilità di farmi essere anche solo per un giorno, un'ora, una settimana tuo consigliere fidato. Per farlo vai su patreon.com/robin-good.